amici della Tecnica che non ti serve, oggi vi faccio un regalo, vi porto da Mr. Electronic via Barbaru 4 a Torino, davvero un negozio storico. Stiamo parlando di un negozio che ha circa 30 anni ad oggi, è sempre esistito in Torino, davvero una figata pazzesca. Faccio vedere innanzitutto le vetrine, poi faccio conoscere anche il proprietario, tantissimi marchi, ma di questo mi parlerà poi l'amico Alessio. Guarda, ciao Alessio, guarda, Alessio è molto agitato per questo video che vedranno tra parentesi in 15 persone. Allora, innanzitutto grazie per la possibilità di riprendere e farci vedere un po' il tuo negozio. Ci racconti qualcosa di Mr. Electronic, per cortesia? Allora, innanzitutto hai un sito che è fatto benissimo. Innanzitutto hai un sito che è fatto... Ciao Alessandro, grazie. Cosa vuoi che ti racconti? Che siamo qua da 60 anni. 60 anni. Che il negozio esiste da una vita. Non era questo il negozio, nel senso, non era così solo con orologi, ma era uno dei era il Media World degli anni 60. Certo, certo. Io mi ricordo di aver comprato addirittura l'Intellivision. C'erano i giochini per il computer, per il televisore. C'erano i primi programmi per il computer, i primi computer che venivano fuori, calcolatrici, poi sono arrivati Casio. E poi gli orologi Casio, gli orologi della Texas, i primi digitali. Calcolatrici anche, sì, quelle per il Politecnico. Quindi Texas, che immagino Commodore, qualcosa di simile. Esattamente. Insomma, certo. Forse avevo comprato qua addirittura un CPC 464 dell'Amstrad, non sono sicuro, è possibile che era un... Probabile. Io sto facendo una carrellata, insomma, più o meno di tutti i marchi che hai, e sono venuto a disturbarti per una ragione in particolare, fuori la bellissima via Barbaru. Tu hai un sito, stavo dicendo prima, molto bello, che è mrelectronic.it, www chiaramente, dove si può comprare, dove si può fare un sacco di cose. Questa vorrebbe essere una marchetta, ma comunque l'orologio di oggi lo pagherò, ti posso assicurare, infatti vedo che fai delle facce strane. Che marchi hai? Allora, partiamo dagli entry level, quindi partiamo da Casio. Ok. Abbiamo Vagari, che è una sottomarca della Citizen, o meglio, brutto di chiamarla sottomarca, è il marchio più economico di Citizen. E poi andiamo a salire con Citizen, Seiko, Oris, certo. Maurice Lacroix, Bulova, Tissot. Dimentichiamoci di tutte le serie ovviamente dei vari marchi, nel senso, quindi Seiko, Prospex, Presage, esatto, eccetera. La serie completa. Hamilton. Hamilton anche, adesso faccio vedere Hamilton, che loro sanno che è una vera passione la mia per Hamilton. Qua ci sono un sacco di cose belle, ci sono tutti i cacchi, ci sono... non vedo il Ventura... Qua no, in vetrina fuori. Garmin, ecco, l'altro marchio Garmin. E poi ovviamente Tissot con... E ultimo, non ultimo, Luminox e Bulova. Luminox e Bulova, certo. Tissot, bellissimo, adesso il PRX. Senti Alessio, dato che è una cosa che mi chiedono in tanti, sì, in molti, anzi addirittura troppi, riusciresti a farmi vedere tre tipi di orologi, 250 euro circa, 500 euro circa e 1000 euro circa. Allora, Seiko facciamo in fretta. Seiko, ci sono tutta la serie 5 che vedi esposta e siamo su un prodotto che costa 2,79, poi un po' di sconto si fa sempre. Grande. Per cui andiamo su un orologio automatico. 100 metri. Mi sposto qua, così almeno... Facciamo così qua. Ho anche il... Bravo. E questo è il famoso 5, quindi... No, questo qua è la serie S, giusto? No, è il 5, Seiko 5. Questo il famoso 5. 5. Automatico, 100 metri. È la nuova edizione. Perdonami. Figurati. Allora, questo è un orologio che a me piace personalmente molto, l'ho già detto a tutti, io preferisco sinceramente spingere un po' di più,
e quindi andare magari sul 200 metri, quindi sul Prospex, però obiettivamente questi orologi sono molto belli. Ho visto che ci sono dei modelli che sono, io li adoro, che sembrano un po' il Gent, molto 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 fighi, adesso cerco di inquadrarveli bene, che sono praticamente i serie S, praticamente tutti quelli un pochettino più normali, tipo quelli, bellissimi. Tutta questa serie all'incirca siamo sui 300 euro, davvero, davvero una figata. Poi, sempre rimanendo, non sempre salendo rimanendo troppo, in casa Seiko, guarda, c'è uno degli ultimi più ricercati. Che bello. Quello che chiamano il Panda. Bellissimo. Cronografo solare subacqueo. Questo è un 100 o un 200 metri? Quello dovrebbe essere un 100 metri, vado nato, ma mi sembra un 100 metri, adesso te lo dico con... Pur essendo Prospex, tra le altre cose. Adesso te lo dico con esattezza. Questo è un orologio bello, 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 mi piace un casino. 100 metri, confermiamo 100 metri. Questo è un solare... Solare, cronografo. Quindi ci dimentichiamo del problema batteria. Esattamente, perché si ricarica con la luce. Quindi e durano 10 anni, 12 anni. No, teoricamente eterni. Eterni. Teoricamente eterni. L'importante è non far scaricare l'accumulatore al massimo, ma lasciarlo alla luce. Tenerlo sempre. Esatto. Io lo trovo bellissimo questo orologio. Anche lì ci sono tre varianti di colori. C'è il blu. Questo è il blu? Esatto, c'è il blu. Sì, è una figata, veramente, veramente bella, bella anche la chiusura, braccialetto, pesante. Assomiglia un po' come cassa, anche se, vabbè, ovviamente i tasti sono diversi, il bullet, nel senso che sembra quasi in titanio. Questo. Abbiamo anche il bullet poi della City, dopo lo faccio vedere. Sì. Quello anche il titanio? Titanio. Quello è una figata. Questo è in acciaio, mentre quello è in titanio. È una figata di altri due colori. E anche quelli sono stupendi, questi due sono bellissimi. Quindi il nero e l'ocra, chiamiamolo come vogliamo, bellissimo, anche se forse preferisco effettivamente il Panda, sì. Se devo ormai di moda il Panda, e quindi se devo scegliere, sì, bellissimo. E questi stanno dai lì sei a 680 680 poi come sempre c'è un po' di più sconto. ovviamente un cazzpita, però insomma, più diciamo per c'è gli sconto, amici c'è lo sconto. Per gli amici dell'elettronica che non ti serve lo sconto. Andando vicino ai 1000 euro, ho visto che hai un orologio che io adoro, che hai solo tu, che è l'edizione limitata al Presage della Seiko Lolly Barton. Ce l'hai ancora? Aiutami. È il tutto bianco, quello Lolly Barton sarebbe quello della valigia, che ha la confezione a forma di più. Valigia. L'hai finito, vero? Non c'è più. Non c'è più. Dovrebbe arrivare ancora un pezzo. Il trasfera dovrebbe arrivare, il trasfera ancora bellissimo per fine mese, fine giugno, quello è bello bello. 1200 mi pare che costi 1200, sì. Ma restando su Prospex, intorno ai 1000 ce ne sono anche da divertirsi, anche altri, ad esempio saliamo leggermente sopra, ma andiamo su un 200 metri. E questo è il... Siamo a 1250. Questo è l'SPB ovviamente, no? Sì. Serie, sì. Bellissimo. Che è come quello che cambia io ho movimento, visto. Cambia il calibro, cambia tutto. Non siamo più su 4R, ma siamo su un 6R35. Questo è un orologio bellissimo. E questo siamo sui 1250. 1250. Per chi è più... Bellissimo. Questo è veramente, chi vuole qualcosa di più particolare, c'è la versione limited, sempre serie SPB. Sempre SPB questo? Sì, sempre serie SPB. Bellissimo. Versione limited, trattamento PVD. Leggerissimo questo, tra parentesi, incredibile. Senza cinturino, col cinturino questonato, e... sì, una meraviglia. Bello, veramente, veramente figo. Questi sono il mio preferito, l'SPB01, quello che ho preso per da i più appassionati. Poi vabbè, questo però è un po' troppo. Questa è l'edizione limitata, è un 300 metri, questo è un 300 metri, quindi come il Marine Master,
che mi pare tu abbia tra parentesi il Marine Master. Sì, ci sono anche il Marine Master. Buonasera. Bellissimo. Ti faccio vedere solo la cosa particolare. Certo, che la cassa che si apre. È monoblocco, la cassa viene aperta dal davanti, qualora dovesse essere mai aperta. Bellissimo. Direi che con questa inquadratura del sottoportici di Via Barbaroux passiamo a qualcosa di molto interessante, ovvero Maurice Lacroix, che tu sei tra parentesi credo uno dei pochissimi rivenditori autorizzati. Due credo, due o tre al massimo, ma credo più due, resto tutti reseller. Resti tutti reseller, quindi da te, a te arrivano tutti ufficiali, concessionari, quasi tutti ufficiali. Allora, ci sono due o tre modelli. Innanzitutto c'è il 39 mm classico, mi pare, vero? Che è quello lì, fondamentalmente. Eccoli qua. Andiamo di nuovo un vassoio. Il verde è bellissimo, sì. Allora, questo è, correggimi se sbaglio, un ETA. No. Anche questo non è un ETA? È un Sellita anche questo. È un Sellita anche questo? Anche questo è un Sellita. Ma la Swatch ha veramente rotto le palle comunque con questa storia. Questo è un Sellita. La versione 3. Posso togliere? Sì, sì, vai. La bellissimo. Versione da 39 mm. Bellissimo. È molto molto bello. Molto bello. E ovviamente Icon, no? Quindi è un richiamo, esatto, all'orologio più iconico che ci sia oggi sulla faccia della terra, di cui non faremo il nome. Il braccialetto è pesantissimo, rifinito alla stragrande, non si vede la differenza, come accade ovviamente per i modelli più economici, tra l'acciaio della cassa e l'acciaio invece del bracciale. La chiusura è la doppia safe lock, quella esattamente deployant scomparsa. E 28.000 alternanze se non erro, 200 metri di profondità. Esatto. Questo è un orologio che io devo assolutamente avere. So che lo odiano in molti, però pur essendo io un appassionato di altri marchi, questo è secondo me bellissimo. Poi verde è stupendo. E ce l'hai? E questo costa? Questo viene 1.800 euro così come si vede. 1.800 euro così 1.000. Come si vede. Poi ci sono varie configurazioni, si può avere con il cinturino in aggiunta in caucciù verde, oppure si può avere con altra configurazione, ad esempio lo stesso orologio. Però? Si può avere. E questo è il marrone, fondamentalmente. Esattamente, bellissimo. Lo stesso orologio. Stesso prezzo? No, cambia. Diventano 1.800, 1.950, oppure costa ancora meno se lo si vuole solo in pelle. 1.800, 1.950 perché gli inserti in oro, immagino. No, 1.800 perché tutto l'acciaio costa 1.800, 1.950 perché viene dato sia il cinturino sia in acciaio, esatto, sia il bracciale che il cinturino in pelle. Bellissimo. Entrambi. Però il verde è stupendo. Il blu che vedo lì un pelino più piccolo. È una delle ultime novità, è un quarzo donna. È un quarzo donna questo. Carino. Che è un 36. 35-36. 35-36. Bellissimo anche verde, che vedo stessa là. Cosa, un 39, un, se non sbaglio un 40 ma quarzo. 40 ma quarzo, certo. Stanno facendo in modo tale da poter avvicinare anche chiunque, perché il quarzo, certo, siamo a 9,40. Bellissimo. Comunque un quarzo di qualità anche. Assolutamente. Questo, un super quarzo. E invece di sotto vedo ancora il grigio. Stessa versione con... Sempre automatico? Sempre automatico. Però quello più grosso. Cassa 41. Esatto. 41. Forza. Bellissimo. 42 forse questo. Con tutte queste dimensioni. È stupendo, però il 39 è l'orologio. È l'orologio perfetto. Il 39 perfetto. Ha un bel peso. Cos'è? Un 170 grammi, un 180 grammi. Guarda, questo trovo, sì, per forza. È più o meno come su Mariner, credo. Un po', forse addirittura un pelino di più. Bellissimo. Qualche possibilità che Maurice Lacroix, come è stato per esempio per Paul Picot, comincia a prendere un po' di valore, secondo te? Cioè comincia a diventare un orologio non solo per appassionati, ma... Cioè tu hai molti appassionati di questo orologio. Allora, secondo me l'orologio bisogna comprarlo perché piace. Perché piace. E su questo, guarda, ti darei la mano. Solo perché piace. Poi, in realtà, se uno vuole fare investimenti, secondo me non è sull'Icon che bisogna fare investimenti. No, certo, chiarissimo. Devi comprarti l'orologio che ti piace, te lo metti, lo utilizzi,
Però ho visto che anche sull'usato mantengono bene il prezzo. Mantengono abbastanza il prezzo. Forse perché ce ne sono pochi. Ce n'è abbastanza, diciamo, non è così raro, però... Però per dire, l'SPB, tutta la serie SPB del Minimal Remaster, quello che mi hai fatto mantengono vedere prima... Mantengono il prezzo. Cioè, lo compri 1000 e lo rivendi a 1000, cioè, nel senso che non... Mantengono abbastanza il prezzo. Sì. Anche perché sono orologi super affidabili, tra parentesi. Assolutamente sì. Questi sono affidabili, hanno una garanzia particolare? 2 anni di garanzia come tutti i prodotti. 2 anni di garanzia come tutti i prodotti, tranne ovviamente chi ne ha invece 10 sui meccanismi che mi dicevi prima. Che è Oris, che è una figata pazzesca. E, davvero impermeabili? Assolutamente sì, 200 metri. Quindi corona a vite, fondello a vite e vetro in zaffiro. Esatto. Questo è il quarzo, anche il quarzo rifinito come si deve. Identico direi all'automatico. Chiaramente non si ha il fondello a vista, che per un 200 metri è una roba un po' particolare. Tra tutti questi esiste qualcuno che abbia un 36.000 alternanze? Nessuno, vero? No. È 28.8. Esatto. Cioè, degli Icon sì. Esatto. Poi c'è il 36 che sono 22.000 della Seiko, e invece l'SPB che mi pare sia sempre 28.000, che sono già, insomma, che vuol dire già un orologio piuttosto figo, insomma, ecco. Bellissimo, grazie. Guarda, se vuoi finiamo per farci un giro ancora su... Maurice, così ti racconto ancora le novità dell'estate. La plastica. Allora, quella è la plastica. Esattamente. Prodotto colorato, divertente, sgancio rapido, come né più né meno che come gli Icon tradizionali si può cambiare il cinturino nei vari colori. Bello. Costo? 650 euro. Tutti al quarzo, 200 metri? Sì. Forse 100 metri. Altrimenti ci sono questi che sono carinissimi, da donna. Donna, i due donna piccolini, poi c'è dietro un bel loro sono laggiù non è oro ma sono dei bronzo. 43 mm sono i Venture in tiratura limitata e hanno la cassa in bronzo. Costo? Non me lo ricordo, 2006 se non sbaglio, 2006. Poi qua c'è il Ventura, a proposito di orologi che mantengono il prezzo, il Ventura sempre. Iconico di... Sempre, di Hamilton, nella vita proprio. Io ve l'ho già detto quando ho recensito il mio, che ho comprato da lui tra parentesi un sacco di anni fa. E poi vabbè, qua c'è tutta la serie, mi piacciono da morire i vari Hamilton digitali, però so che c'è gente che non mi piace. Lì c'è il Khaki Navi 38 mm, carica manuale, sia cassa acciaio, sia cassa in bronzo, ci sono varie varianti anche. Se volete un orologio, il Khaki, quello è l'orologio da cui partire per una buona collezione. Sono 300 metri, giusto? Sono 300 metri. Quindi gli Aquis di Oris sono 300 metri, io adoro quello laggiù in fondo in bronzo. 65 in bronzo, bellissimo. Hai detto 2004? Sì, 2004 circa. Sì, 2004 circa. Qua abbiamo per ovviamente l'estate. Ah, ecco il Bulleid che adesso magari mi fai vedere. E volevo chiederti di farmi vedere il Seastar. Sì, che esiste sia il Powermatic. Sono tutti e due Powermatic, con la differenza che c'è il 1000 e il 2000. Quindi il 300 e 600 metri. Esatto. Ok, perfetto. 300 e 600 metri. Allora, questo invece è un ETA puro, nel senso che questo è l'ETA, dato che l'ETA l'ha acquistata la Swatch. È bellissimo. Enormi, ma bellissimi. Che bello che è. Fondello vite con vetro zaffiro, questo è lo zaffiro sopra, corona vite, stessa bellissimo. Cosa, braccialato potente, bello, proprio bello. E questo è, non riesco a vedere con la telecamera davanti, questo è il 2000, quello è il 2000, questo è 600 metri, esatto. E stiamo parlando di all'incirca 1070 euro, 1075, quindi niente. Per quelle che sono le caratteristiche dell'orologio, niente. Cioè, non compri neanche uno squale. No. A momenti, pazzesco. Sì. E qua hai un ETA vero. Sì, super, esatto. Addirittura con la valvola per l'elio.
Addirittura la valvola per Nelio, 80 ore di riserva di carica. Esattamente. Tutto in acciaio, ovviamente trattato. Lunette in ceramica e vetro zaffiro. Lunette in ceramica e vetro zaffiro. E questo invece è il 1000. È il 1000, che è il 300 metro, stesso movimento. Bellissimo. Stesso identico movimento. Stesse dimensioni. Dimensioni più piccole. Più piccole. Più piccolo l'orologio. L'orologio, invece il calibro è lo stesso. Esattamente lo stesso. Sempre 80 ore di riserva di carica. Sì. E qua manca ovviamente la valvola perché non ce n'è bisogno per 300 metri, bellissime le protezioni spesse sulla corona. Perché hanno fatto una particolare lavorazione per il vetro. Questo è un orologio, questo lo teniamo in considerazione per dopo, per fare i nostri affari. Mi hai detto dal 1000 al 2000 cosa cambia di prezzo? Il 1000 siamo a 775 euro da scontare. Allora, siamo in conclusione, ho dovuto abbassare ovviamente un po' la qualità del video, ma Alessio ha una novità per me, forse, vediamo un po'. Vediamo un po' se te la ricordi. Oops. Questo è l'Aquis. Bravissimo. Aquis 500 questo. E questo fa, me l'hai suggerito prima ma lo dico lo stesso, è il profondimetro questo. Esattamente. Giusto? Esattamente. Quindi c'è il piccolo buco che vedete lì, entra l'acqua e segna la profondità, bellissimo. Quindi 500 metri con il cinturino ovviamente in gomma, Oris, che è una gomma particolare, è un capolavoro. È molto bello poi con questa custodia, edizione limitata? Sì. Senti, adesso che edizioni limitate hai oggi in vetrina? Senza andare a prendere chissà che cosa. Un altro... dedicata alla novella scimmia cinese, Hangang, qualcosa del genere. Ok, bellissimo. Sempre questo. Aquis. Sempre Aquis. Questi quanto vengono in bronzo? In bronzo siamo sui 3000, se non sbaglio, te lo dico, però con esattezza. Quindi diciamo che No, 2550, scusate, ma c'è stato un nuovo aggiornamento di prezzi e non me li ricordo. Comunque diciamo che gli Oris stanno dai 1000... Dai 1009 a salire. Dai 1009 a salire. Casio, ragazzi, questo è il vostro paradiso, G-Shock, sul sito c'è l'ira di Dio. Io ho comprato qua il 99,9% dei G-Shock, se non addirittura il 100%. 6000 GV DV 9000, anche quelli introvabili e totalmente esauriti. 5600, 5610, tutta la serie B5000 ce l'hai, vero? Sia B5000, ho visto che hai l'acciaio, forse addirittura rosa e oro. Sono fuori forse. Ma fuori sì. Non li ho visti, ma li ho ripresi, benissimo. Il GA 2100 che ha un po' rotto il cazzo a tutti, diciamoci. E adesso arriva la nuova versione solare con Bluetooth, anche a 159 euro. A 159 euro, spettacolo. Continuano su quella su roba. Questi tu non riesci a fare sconti? Sì, sì. Riesci a fare sconti anche su questi? Anche su quelli. Anche su questi riesci a fare sconti. Se vanno sul sito trovano tutto scontato. Ecco, questo è una cosa abbastanza interessante. Là dietro vedo il GA 2100 con cassi in acciaio. Esattamente. Giusto, che esatto. È quello combinato acciaio... E caucciù. Acciaio e caucciù, c'è anche l'acciaio acciaio, mi pare. No, non ancora. Arriverà probabilmente, prima o poi arriva, finalmente arriva anche qui. Tutti i Citizen con come Moonwatch, belli, bellissimi, tutta la serie ovviamente ProMaster, Garmin ve l'abbiamo detto, c'è di cui perdere letteralmente la testa, soprattutto se non avete idea di cosa esattamente voi vogliate, ma volete guardarvi in giro e fare una carrellata con queste 15-16 marche di Mister Elettronico, potete farlo. Non è solo una marchetta quella che sto facendo, ma è un consiglio da amico. Sapete che io vi consiglio di comprare dove e come. Qua trovate prezzi ottimi e soprattutto a parte i prezzi, che quelli c'è il listino, quindi non è che chissà cosa si possa fare, anche se Alessio qualcosa fa, soprattutto c'è una scelta vastissima ed è quello che importa a noi collezionisti, nel senso poter andare in un negozio e poter avere l'imbarazzo della scelta. Ho trovato ancora una limite. Questo è il... È il porter del, del GMW, del GM 5006, è il porter numerato. Ecco, questo è l'unica cosa, chi lo vuole acquistare online deve chiamarmi perché non è possibile venderlo online. Non è possibile venderlo online. La Casio non vuole che si venda online, per cui... Questo è il modulo, il 3229, normale, sì, questo è il 3229, quindi è normale per edizione limitata. Costo? 300...
è molto limitata però questa. Sì, sì, esatto. B5000 TVA in titanio non hai più, vero? No, quelli non più. Sono andati? Sono andati, sì, sono andati e non siamo più riusciti ad averli. E non ce ne stanno più, ovviamente, il cosiddetto Meca Casio. Per salutare e ringraziare Alessio, che adesso insomma contratteremo per uno di questi orologi, indovinate quale cerco di portarmi a casa, vi faccio vedere il PRX. Allora, è un orologio molto particolare, io amo il vintage, quindi in realtà è figo, fighissimo, e devo dire che deve piacere questo orologio, c'è sia automatico e ha il Powermatic 80, quindi sempre 80 ore di riserva di carica, sia al quarzo. Probabilmente io lo prenderei al quarzo, perché quello originale, correggimi se sbaglio, esatto, era quello al quarzo. Hanno poi aggiunto questo odore veramente, veramente figo, bello anche lo schermo, deve piacere. Cosa costano? 7,75 l'automatico. 7,75 l'automatico e 3,75 se non sbaglio il quarzo. 3,75 il quarzo. 3,55. Questi sono tutti 40? Millimetri, sì, per forza. Sì, mi sembra sì, sono tutti 40, o 39, 40. Sono arrivati piccolini quarzo. E sono arrivati, 36. Che bello, questo ce l'aveva mia nonna, uno simile, proprio questi piccoli 36. Da donna, sì, questo, bello. O perché ha un polso molto piccolo. O perché ha un polso molto piccolo. Molto, molto belli. E ne vendi un botto? Sì, si vendono molto. Ne piacciono molto. Piacciono molto. Sì, per forza. Bellissimi. 100 metri di profondità. Esattamente. Quindi niente coronavite, giusto? No, sto provando, niente coronavite, ma fondo della vita. Alessio, grazie per averci aperto le porte grazie di questo negozio bellissimo, ripeto, via Barbarù 4. 6. Scusami, via Barbarù 6, detto la cazzata, mrelectronic.it, tutti gli orologi che vedete in vendita sul sito, iscrivetevi newsletter e grazie a voi ragazzi, perché se venite e dite mi manda l'elettronica che non ti serve, vi fate uno sconto del 50% in questo momento. Ciao a tutti amici miei, buona fine settimana.